Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Domando, di fronte al testo di Vangelo che abbiamo ascoltato e che ci è familiare perché lo sentiamo ripetere sovente, soprattutto qui a San Giovanni Rotondo, nella chiesa di San Pio. Mi domando se ci riconosciamo, se mi riconosco in questo testo del Vangelo. Soprattutto negli inviti finali che il Signore fa, e fa ad ogni credente, direi addirittura ad ogni persona umana che in qualche modo si interfaccia con Lui. Venire a Lui, prendere il suo giogo, imparare da lui per trovare ristoro. Credo che tutti quanti abbiamo compiuto questi gesti venendo oggi qui al santuario di San Pio nel giorno della sua festa. Siamo arrivati qui pellegrini e siamo arrivati non solo per curiosità, ma per portare a Padre Pio le nostre fatiche, i nostri sensi di oppressione. E quanti ne abbiamo? Sperando di trovare attraverso la sua mediazione ristoro, riposo, senso. Questa prima frase del Vangelo che Gesù dice a me, ad ognuno di noi, senza dubbio, nel gesto di venire quassù a San Giovanni Rotondo, la stiamo vivendo, anche se magari non pensiamo direttamente al Signore, ma pensiamo a Padre Pio, è Lui che ci ha attirati.
Viviamo il venire qui e il portare le nostre fatiche, i nostri bisogni, i nostri desideri, le nostre richieste, magari anche per tanti le nostre disperazioni. Ma veniamo a Padre Pio per incontrare non lui, ma per incontrare il Signore Gesù, il crocifisso risorto, e attraverso di lui speriamo, attraverso Padre Pio, speriamo di far entrare nel cuore del Signore quello che sta nel nostro cuore e lo appesantisce. Allora dobbiamo sentire la risposta di Padre Pio. Qual è la risposta di Padre Pio? Sono stato crocifisso per il mondo. Era nel testo della lettera ai Galati, la seconda lettura di questa festa. Padre Pio rappresenta veramente nella sua carne, nel suo fisico, la verità di queste parole di Paolo. Porto in me le stigmate del Signore Gesù e sono stato crocifisso per il mondo. Ma è una crocifissione che dà vita, che porta a risurrezione, che dà significato, che apre al futuro. Allora, nel venire quassù a cercare la mediazione di Padre Pio per raggiungere il cuore del Signore crocifisso e risorto e stare con Lui, allora sentiamo che tutti i pesi che ci siamo portati, tutto ciò che appesantisce, affatica per i motivi più diversi la nostra vita, tutto ciò che ci procura dolore e sofferenza, e aggiungerei anche ciò che ci indica con chiarezza le nostre scelte sbagliate, i nostri peccati, tutto questo, se portato al Signore, ci rende con Lui, come è stato Paolo e come è stato San Pio, crocifissi per il mondo. I nostri pesi, le nostre sofferenze, le nostre fatiche, le nostre disperazioni, addirittura i nostri peccati, diventano crocifissione, e la croce è gloria e salvezza. Abbiamo portato quassù tutto questo peso non per abbandonarlo, è impossibile, ma per viverlo, per assumerlo sopra di noi, per imparare ad abbracciarlo e a sentire che questo abbraccio diventa vita per noi e per il mondo, che questo abbraccio diventa espressione della gloria e anticipo della Pasqua. San Pio non portava solo i segni delle piaghe del crocifisso, ma portava in quelle piaghe già la gloria e il segno della vittoria
e della risurrezione. Ecco allora che il suo cuore, di cui qui davanti abbiamo la reliquia, si rendeva veramente mite e umile come quello del suo Signore e Salvatore, e trovava ristoro per sé e per tutti coloro che gli portavano e gli portano le loro fatiche e le loro sofferenze. E questo giogo diventava per lui e per noi dolce e leggero, dolce e leggero. E quanto credo chiediamo, anche se magari non lo esprimiamo in modo perfetto ogni volta che veniamo qui al santuario di San Pio. Tutti chiediamo di abbracciare il giogo delle nostre e della nostra croce, certi che abbracciata nel nome del Signore diventa salvezza del mondo, strumento per partecipare alla salvezza del mondo, e si fa anche per noi, per me, dolce e leggero. Questa era la prima parte dell'omelia che avevo pensato. Ce n'è anche una seconda, cerco di essere veloce, non tratta dai testi. Ma in questi giorni ho letto, anche perché sono 70 anni dalla morte del primo grande collaboratore di Padre Pio, il laico e medico Guglielmo Sanguinetti, un po' la sua biografia. L'ho dovuta anche in qualche modo presentare, quindi. Ma ho trovato in quel testo due definizioni di Padre Pio che vi vorrei ricordare da qui, dall'altare del Signore. La prima definizione la dà questo medico, e dice che Padre Pio è una natura dove a prevalere è il sovrannaturale. Ed è per quello che, pur essendo stato il medico personale di Padre Pio per alcuni anni, gli somministrava sempre le medicine in forma lievissima, meno che a un bambino. Perché quella natura diceva il soprannaturale. Ma questo non vale solo per Padre Pio, certo in lui in modo eminente, straordinario, ma deve valere come percorso di vita per ognuno di noi, perché il battesimo ci ha fatti figli di Dio. E allora ha messo nella nostra natura il soprannaturale, e come battezzati dovrebbe prevalere in noi il soprannaturale. Chiediamo a Padre Pio questa verità per la nostra vita di cristiani, di credenti, di discepoli, di suoi devoti, di pellegrini. Che per la grazia del battesimo, anche nella nostra natura, come è stato per lui, prevalga il sovrannaturale. La seconda definizione di Padre Pio l'ho trovata invece in bocca al suo superiore generale, il padre Clemente da Milwaukee, Stati Uniti. E apparentemente poco cortese. Quando
alcuni laici, collaboratori di Padre Pio, vanno a Roma dal superiore generale e gli dicono: Padre Pio vuole fare un grande regalo all'ordine, ha un progetto strepitoso. L'ospedale è casa sollievo della sofferenza. E la risposta del ministro generale è stata negativa. L'ordine non vuole avere nulla a che fare né con Padre Pio né con le sue intenzioni e progetti. Ed è stato profetico. E poi aggiunge: è un frate fuori misura. Forse era scortese in quel momento la definizione, ma era profondamente vera e profetica. Padre Pio è stato ed è un frate fuori misura, smisurato. Perché? Perché era fuori di sé? Sì, perché era fuori di sé come il Signore. La sua misura era il Signore Gesù, crocifisso e risorto. E chi ha per misura il Signore non può che essere fuori misura, smisurato. Se questo è vero, verissimo per Padre Pio, perché un pochino non può essere valido anche per noi, battezzati e cristiani di oggi? Venendo quassù, chiediamo al Signore, per intercessione di Padre Pio, di imparare a essere fuori misura, a misurarci unicamente con il Signore. Cadranno tutte le divisioni, tutte le invidie, tutte le gelosie, cadranno tutte le forme di violenze, perché misurarsi con il Signore e misurarsi con il crocifisso salvatore del mondo, che non ha preso per sé nulla e ha dato tutto fino alla fine, fino all'ultima sua goccia di sangue, per il bene, per amore, per la salvezza. Che essere quindi venuti quassù, oggi e tutte le volte che ci torniamo, rinnovi in noi questi desideri. Saremo veramente segno di battezzati autentici e di credenti secondo la misura dell'Altissimo. Amen.